un nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questo maxi pull che io ho deciso chi di chiamare Bosco. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato il filato della Lana Mondi a linea roller, che già, se ricordate, ho già utilizzato per creare una maglia roller, che era però a diciamo un top down, un giro maniche. Questa volta invece ho fatto una maglia top down, ma soprattutto molto lunga da poter indossare sopra il fuson. Per poterla realizzare io ho utilizzato due di questi roller. Vi ricordo che ogni roller è da 200 grammi, misura 480 metri. Il colore che ho usato io è il 386. Per una taglia M vi occorrono sempre due gomitoli, perché comunque dell'ultimo me ne è avanzato abbastanza, cioè diciamo che comunque riuscite a fare una taglia M, mentre per una taglia L ve ne occorrono 3 di roller. Voglio farvi vedere anche altri filati, altri colori sempre di questo filato presenti sul sito, che sono questo, che ha invece, come potete vedere, delle sfumature con più blu, oppure questo che invece ha anche del rosa, del panna e del lilla e anche il verde. Però ci sono anche altri colori e li trovate tutti quindi sul sito, di cui vi lascio il link in descrizione. Io ho lavorato con l'uncinetto il numero 5. Per poterla realizzare io sono andata a realizzare prima le due parti di sopra, ossia i due rettangoli che servono appunto per creare le maniche. Una volta fatti i due rettangoli li sono andate a cucire insieme, ho messo i marcatori e ho lavorato sempre lo stesso punto, e mi avvicino per farvi vedere bene, sempre lo stesso punto in tondo. Questo mi ha permesso di avere qui e dietro qua la stessa lavorazione, mentre vedete cambia il colore qui davanti e dietro, quindi molto sfiziosa, molto particolare. Mentre, come abbiamo detto, per tutto il resto la maglia si presenta con le stesse sfumature dal corpo, quindi dagli scalfi fino a giù. Potete fare le maniche più lunghe, potete farla anche più lunga. In questo caso mi raccomando, soprattutto per una taglia M, se volete fare le maniche lunghe vi consiglio di prendere 3 roller, perché con 2 non ce la fate, mentre se siete una taglia S con 2 roller riuscite a fare le maniche più lunghe. Taglia M vi consiglio sempre solo 3 roller. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro maxi pull io ho deciso di utilizzare il filato della Mondi a linea roller, e utilizzerò soprattutto questo colore, che è il 386, che come potete vedere ha molte sfumature del verde e questo ottaneo, ma qui avete anche altri tipi di roller che potete usare sempre per il nostro maxi pull. Allora, per poterlo realizzare inizieremo realizzando due rettangoli. Vi ricordo che i rettangoli devono essere lunghi quanto la lunghezza che volete fare delle vostre maniche, quindi io le farò 3/4, però voi se le dovete fare più lunghe naturalmente dovete andare a mettere molti più motivi rispetto a me. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 16 catenelle. Io qui ho fatto 3 motivi, 16 catenelle più 3 che vi servono per avere l'inizio uguale alla fine, quindi andate a montare 16, 16, 16, 16, 16, alla fine ne aggiungete 3. Ora io per i miei rettangoli monterò per la parte dietro 147 catenelle, che sarebbero 9 motivi più aggiusto le 3 catenelle, mentre avanti andrò a montare 10 motivi, quindi 163 catenelle, proprio perché vado a fare un motivo in più rispetto alla parte dietro, in modo tale che se sul davanti si crei, quando andremo a cucire i rettangoli, lo scollo a tondo invece che a barca, e proprio perché avendo il seno davanti la maglia così non stringe. Quindi ricapitoliamo: per la parte dietro io andrò a montare 147 catenelle, per la parte avanti 163 catenelle, per avere così un motivo in più. Mi raccomando, la taglia M e la taglia L. Per la taglia M andate a montare un motivo in più dietro, quindi 10 motivi, mentre sul davanti ne montate 11. Taglia L invece andate a montare 11 motivi dietro, 12 davanti. Questo sempre se volete fare le maniche a 3/4. Se invece volete fare più lunghe, allora dovete andare a mettere tante catenelle quanto la lunghezza che volete farle. Io lavorerò con l'uncinetto del numero 5. E andiamo a fare il nostro primo giro. Ci alziamo con una catenella, entriamo nella prima delle nostre catenelle di base e andiamo a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una catenella, entro una successiva e vado a fare un'altra maglia bassa.
catenella di separazione, vado nella catenella successiva e vado a realizzare una mezza maglia alta. Quindi prendo il filo, riprendo il filo, esco da tutte e tre. Catenella di separazione, salto una catenella, entro una successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto una catenella e realizzo una maglia alta doppia. Catenella di separazione, prendo due volte il filo sull'uncinetto, salto una catenella e di nuovo a fare una maglia alta doppia. Catenella di separazione, salto una catenella di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo. Quindi vado nella successiva e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, una maglia bassa nella catenella, salto una catenella, una maglia bassa nella catenella successiva. Catenella di, scusate, mi tiro un po' di filo perché altrimenti me lo tiro una continuazione biscoccio. Eccomi, quindi catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo due volte il filo, salto una catenella e vado a fare una maglia alta doppia. Catenella di separazione, prendo due volte il filo, salto una maglia alta e vado a fare una maglia alta doppia. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, vado nella successiva e faccio una mezza maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il primo giro. Andiamo a fare nuovamente, quindi una maglia alta bassa, catenella di separazione, salto una catenella, maglia bassa. Catenella di separazione, salto una catenella, mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, maglia alta. Catenella di separazione, prendo due volte il filo, salto una catenella e vado a fare una maglia alta doppia. Catenella di separazione, prendo due volte il filo, salto una catenella e vado a fare una maglia alta doppia. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una mezza maglia alta. E adesso dobbiamo terminare il giro. Catenella di separazione, salto una catenella e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una catenella, entro nell'ultima e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così il mio primo giro. Giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro. Il secondo giro è semplicissimo. Andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta dove abbiamo la catenella di separazione, una maglia alta dove abbiamo la seconda maglia bassa, una maglia alta nell'archetto di separazione, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, la mezza maglia alta, una maglia alta dove abbiamo l'archetto di separazione, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta, una maglia alta nell'archetto di separazione, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta doppia, una maglia alta nell'archetto di separazione, una maglia alta dove abbiamo la maglia alta doppia, una maglia alta nell'archetto di separazione, una maglia alta nella maglia alta, una maglia alta nell'archetto di separazione, una maglia alta abbiamo la maglia, la mezza maglia alta, una maglia alta nell'archetto di separazione. Quindi semplicissimo, continuiamo così per tutto il secondo giro. Scusate, devo terminare il mio secondo giro, vado a fare una maglia alta sopra la maglia bassa, una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia bassa, una maglia alta sopra la maglia bassa. Abbiamo terminato così il secondo giro.
Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo giro e realizziamo 4 catenelle che sono nostra maglia alta doppia. Catenella di separazione, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, salto una maglia alta, vado alla successiva e realizzo un'altra maglia alta doppia. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, prendo il filo, salto una maglia e vado a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto il filo, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, prendo 2 volte il filo, salto una maglia e vado a fare la maglia alta doppia. Quindi sto ricominciando da capo. Quindi catenella di separazione, prendo 2 volte il filo, salto una maglia e vado a fare una maglia alta doppia. Catenella di separazione, salto una maglia alta, entro in successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia e vado a fare una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia e faccio una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una maglia e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una maglia, entro in successiva e faccio una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Quindi dobbiamo andare a fare questo per tutto il terzo giro. Continuo, vi farò vedere poi come terminare. Sto per terminare il terzo giro, ho fatto la catenella, vado a prendere 2 volte il filo sull'uncinetto, salto una maglia alta e vado a fare la maglia alta doppia. Salto una catenella, prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nell'ultima maglia alta, quindi nella terza catenella, e vado a fare una maglia alta doppia. Quindi abbiamo terminato il terzo giro, ci giriamo e andiamo a fare il quarto, che è uguale al terzo. Quindi 4 catenelle che sono stata prima maglia alta, catenella di separazione, prendo 2 volte il filo, vado dove ho la maglia alta doppia e realizzo una maglia alta doppia. Scusate, mi è scappato il filo. Catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta, la mezza maglia alta e realizzo una mezza maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, maglia bassa sopra la maglia bassa. Catenella di separazione, mezza maglia alta sopra la mezza maglia alta. Catenella di separazione, maglia alta sopra la maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi vado a fare questo per tutto il mio quarto giro, che come vi ho detto è uguale al terzo. Sto per terminare il quarto giro, vado a fare le mie ultime 2 maglie alte doppie. Quindi prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado con la maglia alta doppia e realizzo una maglia alta doppia. Catenella di separazione. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, salto una catenella, entro nella successiva che sarebbe la quarta della mia maglia alta doppia e vado a fare una maglia alta doppia. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il quinto giro, che è uguale al terzo, al secondo, perché andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta doppia, una maglia alta nell'archetto di una catenella. Una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la mezza maglia alta, una maglia alta nell'archetto di separazione, una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa, una maglia alta nell'archetto di separazione, una maglia bassa, una maglia alta dove abbiamo la maglia bassa. Quindi continuiamo così per tutto il nostro quinto giro. Terminato il quinto giro, vi farò vedere come realizzare il sesto e ultimo giro. Sto terminando il quinto giro, vado a fare una maglia alta sopra la maglia alta doppia, una maglia alta nell'archetto di una catenella,
una maglia alta sopra nella quarta catenella che equivaleva alla mia maglia alta doppia. Ho terminato così anche il quinto giro, sesto e ultimo giro, che è uguale al primo. O vi alzate con una catenella o andate direttamente a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una maglia, realizzo una mezza maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, prendo due volte il filo, salto una maglia, realizzo una maglia alta doppia. Catenella di separazione, prendo due volte il filo, salto una maglia, realizzo una maglia alta doppia. Catenella di separazione, salto una maglia e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, realizzo una mezza maglia alta. Catenella di separazione, si salta una maglia e si ricomincia da capo. Quindi vado a fare questo per tutto il mio sesto giro, che come vi ho detto è uguale al primo, e se vedete la lavorazione vi accorgete che noi stiamo alternando le nostre onde. Quindi avevamo fatta una e qui invece qua la seconda, quindi stiamo alternando le nostre onde. Naturalmente adesso vi farò vedere come terminare il sesto giro e poi si ricomincia tranquillamente dal primo giro. Sto per terminare il mio sesto giro, quindi ho fatto la catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva, quindi salto una, vado nella successiva e faccio una maglia bassa. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nell'ultima e vado a fare una maglia bassa. Quindi questi sono i sei giri che vanno sempre ripetuti. Il primo naturalmente adesso ve lo andremo a fare, una maglia bassa sopra la maglia bassa. Catenella di separazione, una maglia bassa sopra la maglia bassa. Catenella di separazione, una mezza maglia alta sopra la mezza maglia alta. Quindi come vedete non cambia nulla. Io naturalmente vi ricordo che ho montato 9 motivi per la parte dietro e che sto lavorando per la parte avanti, dove invece ho montato 10 motivi, e che vi farò vedere alla fine come andare a mettere i marcatori, quante volte sono andata, quanto ho fatto alto il mio rettangolo. Ricordatevi che ogni rettangolo deve superare comunque l'altezza delle vostre scalfi, quindi se avete scalfi 15 il rettangolo deve essere almeno di 15 centimetri e mezzo. Quindi io vi dirò quante volte sono andata a ripetere i 6 giri e poi come continuare la lavorazione. Allora, io ho terminato di fare i miei 2 rettangoli. Vi dico già che in quello dietro, io parlando in maniera orizzontale, ho messo 9 motivi, mentre in quello davanti ne ho fatti 10. Per quanto riguarda invece i motivi in altezza, quindi quanti sono andata a fare in altezza i miei rettangoli, ho lavorato per 2 motivi, quindi un motivo, secondo motivo, e quindi sono andata a mettere il marcatore. Naturalmente adesso voi sapete che io devo ricominciare appunto dal primo giro, e quindi per andare a mettere i marcatori che ho fatto, ho messo 3 motivi lateralmente, 1, 2, 3, sia avanti che dietro, e nell'archetto di una catenella che mi separa le 2 maglie basse ho messo il mio marcatore. Stessa cosa da quest'altro lato, ho messo 3 motivi, 1, 2, 3, e nell'archetto di una catenella tra le maglie basse sono andata a mettere il mio marcatore. Quindi adesso io continuerò a lavorare con l'uncinetto del numero 5 e vado a fare quindi il mio secondo motivo, e quindi il mio terzo motivo, quindi si ricomincia di nuovo dal primo giro. Quindi mi aggancio direttamente vicino a uno dei marcatori dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Anzi, facciamo una catenella per alzarci con la lavorazione e rientriamo e facciamo una maglia bassa. Archetto di separazione, quindi catenella di separazione, e vado direttamente nella parte avanti, quindi tolgo il mio marcatore e vado nella seconda maglia alta e maglia bassa, perché qui sono entrata nella prima, qui invece vado nella seconda. Vedete, qui ho la maglia bassa, catenella di separazione, vado direttamente qui e vado a fare la mia maglia bassa. E adesso continuo come ho lavorato sempre, quindi catenella di separazione, maglia, mezza maglia alta sopra la mezza maglia alta, catenella di separazione, maglia alta sopra maglia alta. Quindi continuo a lavorare normalmente il mio motivo fino ad arrivare di nuovo all'altro marcatore, e in quel caso ancora vi faccio vedere come andare avanti con la lavorazione.
Quindi adesso mi trovo dove ho il secondo marcatore. Ho fatto la mezza maglia alta e la catenella di separazione. Vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia bassa. Catenella di separazione, salto il mio marcatore che ho tra i due, la catenella di separazione tra le due maglie basse, vado direttamente nella parte dietro e vado dove ho la seconda maglia bassa e faccio una maglia bassa. Quindi posso togliere anche il mio secondo marcatore e adesso continuo a lavorare. Quindi catenella di separazione, vado dove ho la maglia, la mezza maglia alta e faccio una maglia, una mezza maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e faccio una maglia alta e si continua così, quindi per tutto il giro. Terminato il giro vi farò vedere un attimo come iniziare il secondo giro. Naturalmente io adesso vi dico soltanto come andare a procedere per poter avere la lavorazione dei nostri giri. Quindi io continuo a lavorare normalmente in questa maniera fino a terminare il giro. Quindi sto terminando il primo giro, ho fatto la mezza maglia alta, catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, adesso noi dobbiamo andare a fare il giro di tutte maglie alte, quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, maglia alta nell'archetto di una catenella, maglia alta dove abbiamo la maglia bassa, maglia alta nell'archetto di una catenella. Quindi vado a fare normalmente il secondo giro, una maglia alta in ogni catenella, una maglia alta sopra ogni maglia, mezza maglia alta, maglia alta doppia e maglie basse. Quindi continuiamo normalmente il secondo giro, vi farò vedere come terminare come il secondo giro e come iniziare poi il terzo. Però come potete vedere alla fine sono uguali la lavorazione in tondo, perché non cambia niente dalla lavorazione che avevamo in giri di andata e ritorno in giri di tutto tondo. Quindi in realtà posso anche non farveli vedere perché veramente è semplicissimo. Adesso ne facciamo il giro di maglie alte e poi dovremo fare il giro dove iniziamo con la maglia alta doppia, quindi maglia alta doppia, catenella, seconda maglia alta doppia, come abbiamo fatto qui quando avevamo quindi i nostri giri di andata e ritorno. Non cambia assolutamente nulla. Quindi diciamo che io adesso continuo a lavorare sempre i nostri 6 giri per tutta la lunghezza della mia maglia. In realtà sono ancora un po' deciso se fare una maglia o una maxi maglia da mettere sopra il fuso o no, addirittura un vestito. Continuerò a lavorare, vediamo dove arrivo, perché vorrei utilizzare comunque 2 roller, perché questo, il primo roller già mi è quasi finito. Quindi ne utilizzerò sicuramente 2, quindi vediamo con 2 roller fino a dove riesco ad arrivare. Allora, ho terminato di lavorare la parte sotto del mio maxi pull e ho ripetuto i 6 giri per 8 volte, quindi come lunghezza per me va più che bene. L'unica cosa, gli ultimi 2, l'ultimo motivo, sono andata a lavorare con l'uncinetto del 5.5, ma giusto per allargarlo un pochino, non di più. Una volta fatto ciò, sono andata a cucire i miei rettangoli. Oh, scusate, l'ho messo al contrario. Sono andata a cucire i miei rettangoli. Naturalmente nella parte sotto sono andata a cucire dall'esterno fin dove avevo messo il marcatore, mentre nella parte sopra sono andata a cucire qualche centimetro in più, cioè solo 2 centimetri, in modo che il collo resti bello largo. Se lo volete più stretto cucite un po' di più. Quindi ripetiamo, ho cucito sotto dall'esterno verso l'interno, sia sotto che sopra, sopra qualche centimetro in più, 2 centimetri non di più, sia da questa parte che da quest'altra parte. Potrei fare un bordino, ma ho deciso di lasciare la maglia così com'è perché mi piace comunque l'effetto un po' onda, anche quello che si crea un po', diciamo, qui, anche se più dritto. Quindi per me la maxi pull è terminata.